Ma allora, noi abbiamo messo in moto i nostri tecnici comunali, abbiamo attivato i reperibili, il responsabile del servizio protezione civile e manutenzione del comune si sono recati presso le nostre strutture, hanno controllato lo stadio Fedini perché ieri c'era la partita, hanno controllato alcuni edifici comunali anche qui del centro storico e poi si sono attivati presso le scuole. In particolar modo ieri sono state controllate le scuole dell'Istituto Comprensivo Masaccio e stamattina facevano lezione, quindi le medie Masaccio, le Don Milani elementari e materna e le scuole elementari e materna del Ponte alle Forche. Poi è stata controllata anche la scuola elementare e materna di Oltrarno. Stamattina le altre scuole, quindi tutte quelle dell'Istituto Comprensivo Marconi, scuole medie, elementari e materna del Bani, materna Rosae Caiani e i due asili nido. In modo da avere, diciamo così, sotto controllo la situazione, non ci sono problematiche che sono emerse, non ci sono né evidenti crepe né problemi di altra natura, insomma, gli edifici sono esattamente nello stato in cui erano prima della scossa del terremoto di ieri mattina, per cui credo che, insomma, si possa essere tranquilli relativamente agli effetti della scossa di ieri che non ha prodotto danni né problematiche nei nostri edifici.